pizza, insalata, qualsiasi cosa, produce gli analoghi però fatti con la frutta. La frutta produce, voglio dire, aumenta le rese di territorio, centuplica le rese di un territorio rispetto a se lo coltiviamo per ricavarne per esempio cereali che tante volte vengono devolti come mangime addirittura. Insomma, la carpotecnia centuplica le rese per territorio, centuplica di conseguenza i profitti e di conseguenza riduce all'ennesima potenza l'impatto ambientale dei cibi. Questo non ha solo un risvolto etico e ambientale, perché mangiando un frutto non si uccidono nemmeno esseri viventi, ha un risvolto soprattutto anche salutistico. Perché? Perché la specie umana è una specie fruttivora, scientificamente parlando. Georges Cuvier nel 1800 ha dimostrato, comparando i vari sistemi digerenti di tutti i diversi animali, che la specie umana è un animale fruttivoro, esattamente come le scimmie antropomorfe, che è quella classe alla quale apparteniamo, scimpanzé, orango, gorilla, gibbone, che in abbondanza di frutta non toccano altro. Quindi, però, se qualcuno pensa che siamo carnivori, i carnivori hanno gli artigli, noi non abbiamo artigli, i carnivori hanno la dentatura secodonta, la specie umana non ha la dentatura secodonta adatta a lacerare la carne, non abbiamo nemmeno il pH gastrico così acido come quello dei carnivori, non abbiamo l'enzima uricase per demolire l'eccesso di acido urico. L'intestino dei carnivori è molto più corto di quello della specie umana, proprio per sbarazzarsi dei cadaveri in putrefazione che i carnivori mangiano. Non siamo nemmeno erbivori, gli animali erbivori hanno una dentatura selenodonte, da seleno, che è luna, hanno la dentatura fatta a lunette, fatta a mezzelune, perfetta per macerare le fibre cellulosiche. Hanno 3 o 4 stomaci, cosa che noi non abbiamo, hanno dei batteri che aiutano a digerire la cellulosa che noi non abbiamo, l'intestino lunghissimo che noi non abbiamo, e ricavano energia dalla cellulosa. Noi per ricavare energia dobbiamo mangiare il fruttosio. Perché? Perché il mitocondrio funziona esclusivamente, produce energia esclusivamente con il fruttosio. E l'unico cibo a contenere fruttosio è la frutta, su questo non ci piove. In particolare la mela. La mela ha una netta prevalenza di fruttosio sul glucosio, 90% di fruttosio, 10% di glucosio. Non siamo nemmeno granivori, ci dicono che il grano, la pasta, il pane, la pizza sono la base della nostra alimentazione mediterranea, salutare, quello che volete, però scientificamente il grano, come tutti i cereali, sono cibo per uccelli granivori, per animali granivori che hanno il becco, ingoiano il seme intero, non è che lo macinano, lo condiscono col pomodoro che è un frutto e poi lo mangiano. Gli animali granivori hanno l'ingluvio, il ventriglio, il proventriglio, nella parte terminale dell'intestino hanno la borsa di Fabrizio che noi non abbiamo, ingoiano dei sassolini proprio per macinare, ecco, per macinare i semi. Noi se proviamo a mangiare un seme come ci spacchiamo un dente, insomma, non riusciamo, ecco. Siamo un animale fruttivoro, abbiamo la visualizzazione dinamica, perfetta per distinguere un frutto rosso tra le foglie verdi di un albero. La mano è perfetta per afferrare un frutto, in particolare rotondo come la mela, della grandezza della mela. E la dentatura bunodonta, come quella di tutti gli altri fruttivori, cioè tonda praticamente, a collinette, non può lacerare le carni, non può mangiare i semi, non può strappare le verdure, addirittura gli animali erbivori hanno il corpo, la testa rivolta verso il basso, sono anatomicamente predisposti per mangiare le piante. Noi come animale dotato di stazione retta siamo in perfetta coevoluzione esclusivamente con il melo, che è un albero a basso fusto dal quale possiamo prendere la mela semplicemente alzando il braccio. In natura infatti nessun animale è costretto a lavorare per procacciarsi il proprio cibo, vive semplicemente, diciamo, in una situazione di simbiosi con il suo cibo.
Sì, produciamo energia dal fruttosio. Il fruttosio sta solo nella frutta e in particolare nella mela. Non è frutta, non vuol dire che vada bene tutte, perché la frutta come la intendiamo noi, noi intendiamo la frutta dolce solitamente. Frutta sono anche frutta ortaggio, frutta grassa, frutta ortaggio, per farvi capire, sono pomodori, cetrioli, zucchine, melanzane, peperoni, sono tutti frutti. Zucca, sono tutti, la zucca è il frutto più alcalinizzante, ecco, il discorso del pH è importantissimo. Se volete stare in una situazione di salute decente, dovete verificare costantemente il vostro pH urinario. Il 99% di noi avrà un pH urinario acido, in quanto l'alimentazione onnivora è estremamente acidificante. Quindi, tornando al discorso dei frutti, non tutti i frutti sono frutti che vanno bene. Ci sono frutti estremamente acidificanti, come tutti gli agrumi, l'ananas, il kiwi e la frutta dolce, se viene essiccata, diventa acidificante. Quindi anche il dattero, che a volte dicono lo troviamo fresco, essicca naturalmente sulla pianta, quindi acidificante. Quindi no agrumi, no kiwi, no ananas e no frutta dolce se essiccata. Sì alla frutta dolce cruda consumata tal quale. Anche qui è da dire che non è che si può mangiare la frutta dolce così come capita, le cose vanno fatte bene, il fruttarismo va fatto bene, ma anche se non è fruttarismo, anche se siete onnivori, dovete avere un'impostazione onnivora decente. Per avere un'impostazione onnivora decente è sufficiente che a colazione introducete le mele rosse Stark. La mela rossa Stark è il cibo più biocompatibile con la specie umana, è l'unico cibo al mondo che lascia invariato il pH ematico. Non c'è un altro cibo al mondo che lascia invariato il pH ematico. Scusatemi se vado fortissimo, ma ho proprio 20 minuti a disposizione, vi voglio caricare di nozioni, così ho detto quello che dovevo dire. Comunque, se ci sono domande, nel limite del possibile, insomma, intervenite, va bene. Sì, cos'è l'MDA? MDA, bravo. MDA è l'impostazione che consente qualunque livello alimentare noi conduciamo, cioè qualunque alimentazione noi conduciamo, di avere un'impostazione il più salutare possibile per quella determinata alimentazione che stiamo conducendo. Per cui, se siamo una persona normale che mangia tutto, dovremmo riuscire a posticipare il pasto principale nel quale mangiamo tutto a cena, mangiando a colazione mele rosse Stark. All'inizio è importante perlomeno che la mangiate come prima cosa, anche se non riuscite a mangiare solo quello, è importante però che la mela rossa diventi il vostro primo input della giornata, il primo cibo che mettete in bocca, prima del caffè, prima della brioche, prima della medicina. La mela rossa Stark, cruda, consumata a morsi, tal quale, se non riuscite a morsi perché avete la dentiera, non so, tagliatela a fettine, ma lasciate la buccia, perché nella buccia stanno proprio le sostanze protettive, i polifenoli, le antocianine e via dicendo. Mi sono preparato qui un po' di cose. Impatto ambientale? La produzione carpotecnica, proprio per rientrare a tema della sostenibilità ambientale e dell'Expo che ci vuole propinare gli insetti come cibo, quando di frutta ce ne sarebbe per tutti. Alexander von Humboldt, un ricercatore naturalista francese, ha dimostrato che la stessa quantità di terreno che può produrre 15 kg di frumento, se coltivata a banane, produce ben 1850 kg di banane. Ripeto, 15 kg di frumento contro 1850 kg di banane. La fame nel mondo non esisterebbe, ci sarebbe cibo per tutti, le multinazionali potrebbero guadagnare addirittura di più. Perché? Perché potrebbero abbassare i prezzi al consumo per via dell'aumentata resa e allargare di conseguenza anche il bacino di mercato, producendo poi. Perché ho fatto l'esempio, il ricercatore ha parlato delle banane, ma analogo discorso è per il platano. Il platano è una banana tropicale non dolce con la quale si fanno pasta, pane, pizza, gnocchi, si fa di tutto. Quindi passando dalla farina normale di grano che contiene glutine, ipertossica, alla farina carpotecnica di platano, questa banana tropicale non dolce,
si centuplicano i profitti, guadagnandoci anche in salute. Inoltre le multinazionali potrebbero attrarre anche tutti quei salutisti, quegli intolleranti, tutte quelle persone attente all'etica che attualmente sono, come dire, precluse alla produzione zootecnica, che sono lontane dalla produzione zootecnica. Lì della Bibbia, eh? Della Bibbia. Della Bibbia, non lo vedete. Inoltre, sì, le aziende che effettueranno questa ecoconversione dal sistema di produzione attuale a quello carpotecnico, cioè basato sulla frutta, si possono fare anche medicinali carpotecnici, vedrà anche, cioè ci guadagnerà anche immensamente nell'immagine dell'azienda. Pensateci, l'azienda che non sarà più depauperatrice delle risorse, divoratrice del pianeta, ma attenta alla salute dei suoi consumatori, attenta all'ecologia, alla sostenibilità. E queste, per chi si intende di marketing, sono cose importanti, sono cose vincenti per un'azienda del futuro. Ci sono domande? In classe prima avevo fatto anche dei riferimenti alla Bibbia. Questa cosa qua nella Bibbia si rivede diverse volte. Sì, 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 sì. I riferimenti. Sì? La mela stanca, la buccia, ci dicono sempre di tirarla via perché è piena di ogni ben di Dio. Futuro, spiegaci. Allora, rimuovere la buccia è controproducente, in quanto mi davi la mela, innanzitutto la buccia della mela, vi prometto che è altamente impermeabile, quindi i fitofarmaci di sintesi scivolano dalla buccia e non vengono assorbiti dal frutto. Al limite vengono assorbiti dal terreno, ma comunque la pianta si difende dalle tossine, come noi ci difendiamo dalle tossine di cui ci sfondiamo tutti i giorni, anche la pianta si difende dai fitofarmaci. Inoltre, lo stesso Ames, Bruce Ames, il più noto genetista mondiale, ha dimostrato che le verdure, le piante che noi comunemente mangiamo, contengono da mille, le verdure, per dire una cosa molto light, perché per non parlare della carne o dei cereali, le verdure contengono da 1000 a 1 milione di volte fitotossine più potenti dei fitofarmaci di sintesi che spruzzano sulla frutta magari. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che se anche mangiamo una mela, tra virgolette, avvelenata, i veleni che stiamo mangiando quando consumiamo una banale insalata sono da 1000 a 1 milione di volte più forti dei fitofarmaci di sintesi. Quindi hai voglia di parlare di Monsanto? L'insalata è più tossica di Monsanto. Sì, per ricollegarci al discorso della Bibbia, ecco, la Bibbia in realtà parla chiaramente di alimentazione basata sulla frutta. L'alimentazione delle origini ci dice che è la frutta. Perché? Allora, innanzitutto, paradiso, ove secondo la Bibbia era situato l'uomo in origine, paradiso in ebraico antico si dice pardes. Pardes non vuol dire altro che giardino degli alberi da frutta. In questo ecosistema nel quale l'uomo era inserito non vi erano malattie, non vi era lavoro, non vi erano costrizioni. Semplicemente l'uomo, come tutti gli altri animali, era in simbiosi, in coevoluzione con un'altra specie vivente, nel nostro caso il melo. Per esempio, l'arrivo della glaciazione nella Bibbia viene fatto coincidere con il fatto che l'uomo si discosta dalla sua alimentazione originaria, per cui l'albero del peccato infatti non è la mela, ma è il fico, come ha disegnato Michelangelo nella Cappella Sistina. Per cui quando l'uomo va a mangiare un frutto diverso da mela, ecco, il peccato è quello, simboleggia il peccato, e da lì infatti la necessità di coprirsi con la foglia di fico, simboleggiando proprio l'arrivo della glaciazione anche. E gli stessi dati storici ci confermano che in quel periodo si può dire che la specie umana viveva una vita di durata indefinita addirittura, in quanto il fenomeno del buco fossile viene chiamato così perché in quella determinata epoca, intorno a 7 milioni di anni fa e fino a 1,8 milioni di anni fa, non si ritrovano resti umani datati a quell'epoca.
Perché? Perché la specie umana vive una vita di molto superiore anche agli standard massimi attuali. Terreno antropico? Come? Terreno antropico. Molti hanno questo volantino dove c'è questo terreno antropico, no? Questo volantino che vedete vi rende ben chiaro come attualmente l'uso irrazionale dei terreni sia dedicato per il 90% al pascolo. Cioè noi produciamo cibo per galline, cereali, per darlo in pasto ad erbivori, dei quali ci nutriamo come che fossimo carnivori. Tutto questo terreno, se fosse destinato all'abitazione umana, potrebbe dare casa a tutti quanti, perché non sarebbe nemmeno utilizzabile con la frutta, non servirebbe nemmeno tutto questo terreno coltivato a frutta. Sarebbe destinato agli insediamenti sostenibili, ecco. Gli insediamenti sostenibili sono le città del futuro. Le città del futuro si chiamano ecovillaggi, praticamente. Sono, diciamo sì, villaggi nei quali però le case sono costruite in legno. Ogni unità abitativa ha i suoi alberi da frutto con i quali è indipendente e autonoma. Il riscaldamento deriva dal solare, dal fotovoltaico. E quindi c'è perfino l'indipendenza energetica, addirittura il modello insediativo più evoluto è la cupola geodetica, sono cupole simili a serre all'interno del quale l'aria calda circola e ritorna in basso, al contrario delle abitazioni normali dove il calore va tutto su. Devo tagliarlo. A che ora? Quanti? Per riscaldarlo, praticamente dobbiamo riscaldare prima in alto e poi il calore scende, ma è uno spreco assurdo questo di risorse. Quando con una struttura sferica il calore ricircola e ritorna via sul basso. Addirittura all'interno di queste unità abitative si potrebbero piantare alberi da frutto come il melo o come anche l'avocado, il banano, che qui da noi non sono produttivi perché è troppo freddo, diventerebbero produttivi. Inoltre all'interno della cupola l'albero, come il melo per esempio, produce addirittura 2 raccolti all'anno, per cui troviamo sempre le mele sull'albero e insomma non ci sarebbe nemmeno bisogno di comprarle. Queste sono state definite anche dall'ONU la punta di diamante dell'ecologia, perché sono l'unica possibilità di salvezza che abbiamo oggi. Mi dispiace di interromperti, però hai introdotto molti concetti anche molto interessanti. Magari se vuoi dire qualcosa per invitare persone ad approfondire, e poi dobbiamo lasciare la parola. Grazie. Tutto quello che vi ho detto lo trovate su internet, liberamente gratuito e scaricabile dal sito, basta che digitate specie umana progetto 3M. Voi ricordatevi 3M. Specie umana, progetto 3M, trovate tutte queste informazioni altamente scientifiche e anche le indicazioni pratiche per cambiare da oggi la vostra alimentazione, la vostra vita e soprattutto quella dei vostri cari, perché quella delle persone che vi stanno intorno, perché se non coinvolgete le persone a voi attorno siete destinati a fallire. Siamo un animale sociale e abbiamo bisogno che le persone ci seguono, perché non si può smettere di fumare stando in mezzo ai fumatori, è la stessa cosa. Grazie. Grazie Nico, grazie a voi, come sembrava pure voi, è molto interessante e anche qui sempre il discorso della partecipazione, il coinvolgimento diretto, piccolo gesto per cambiare il mondo, veramente un piccolo gesto nell'alimentazione per cambiare il mondo. Quindi a volte è difficile anche fare piccoli gesti per cambiare le cose.